La corrida di Ludovica Caramis, sono me stessa. Mi butto nella mischia, se necessario. Carlo vuole che io sia me stessa, ironica e in grado di buttarmi nella mischia all'occorrenza, questa la ricetta di Carlo Conti per Ludovica Caramis e il risultato è visibile ogni settimana. Infatti, il venerdì sera di Rai 1 ha un nuovo inquilino perché dal 13 aprile è tornato con furore lo storico programma La Corrida Dilettanti allo Sbaraglio. Questa volta condotto proprio da Conti. Con lui, in qualità di valletta come ha detto lo stesso presentatore toscano riportando il termine in auge, che è appunto Ludovica Caramis, ex professoressa dell'eredità. La corrida di Ludovica Caramis. Raggiunta da TV Sorrisi e Canzoni, Ludovica ha parlato diffusamente della sua nuova esperienza televisiva, ho detto subito di sì a occhi chiusi. Con la corrida mi sono rimessa in gioco in TV, spiega lei. E, se deve proprio scegliere una valletta del passato del programma a cui ispirarsi, non ha dubbi, la mia preferita è Michela Coppa. Che ha affiancato Gerry Scotti e, ma Carlo vuole che io sia me stessa, ironica e in grado di buttarmi nella mischia all'occorrenza. Quando le si chiede come si sia preparata al suo ritorno in televisione dopo un anno di assenza, aveva lasciato l'eredità. Dopo sei stagioni da professoressa nell'estate del 2017 nell'ambito di una specie di ricambio generazionale. La Caramis dichiara semplicemente, sono stata attenta alla linea e, mi voglio concentrare sul programma per giocarmi bene l'opportunità. La corrida, le vallette storiche. La bella romana prosegue quindi nel solco di una solidissima tradizione di vallette qual è quella della corrida che. Fin dalla sua prima edizione televisiva, datata 1986, prevede questa figura all'interno della cornice del programma. In quella storica prima edizione e per le tre successive furono in due, dapprima Michele Klipstein e Gabiria Brandimarte, nelle prime due edizioni. Quindi Eleonora Resta e Cristina Pantaleone, per la terza edizione, e infine Antonella Elia e Soraya Castillo, nella quarta edizione. Dalla quinta in poi c'è stata una sola valletta, il cui ruolo finché c'è stato Corrado è stato ricoperto per tre volte non consecutive da Antonella Elia e poi. Con una edizione a testa, ma anche da Lorena Bianchetti, Miriana Trevisan e Antonella Ippoliti. Durante l'egida di Gerry Scotti, le otto edizioni andate in onda tra il 2002 e il 2009, si sono alternate in tre. Vincenza Cacace, prima donna per due volte, Elisa Triani, anche lei bivalletta, e poi Michela Coppa che. Con quattro edizioni, è la valletta più longeva nella storia del programma dopo Antonella Elia. La quale, nel 2011, quando al timone della trasmissione c'è stato per quell'unico anno Flavio Insin. È tornata a vestire i panni della padrona di casa dopo ben 17 anni.